materiali, come anche tutte le altre librerie presenti nel programma, come le sezioni oppure le posizioni di carico elementari e le posizioni di carico, sono disponibili dal navigatore. In questo caso bisogna portarsi sulla scheda materiali e vediamo che un albero ci mostra quali sono i materiali attualmente disponibili nel progetto. Sono dei materiali preimpostati per ogni tipologia. Andiamo per esempio a selezionare uno di questi materiali e nella griglia di destra avremo esposte le sue proprietà. Per aggiungere nuovi materiali andiamo nella gestione materiali, come avevamo fatto precedentemente per i piani. In questo caso l'edificio è in muratura esistente, quindi andiamo ad aggiungere dei materiali nella voce muratura esistente. Ne seleziono uno per esempio, oppure porto sul suo gruppo, faccio aggiungi. Ho bisogno di tre materiali per questo progetto. Il primo materiale sarà muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni, che verrà utilizzato per i muri del piano interrato. Quindi per ritrovarlo poi nella scelta del materiale, rinomino questo materiale per blocchi di calcestruzzo. Gli assegno anche un colore che mi permetterà di riconoscerlo quando andremo in vista 3D. E anche una texture, perché vedremo che con la modalità render possiamo anche vedere le texture dei materiali. Un altro materiale di cui ho bisogno è in tipologia blocchi semipieni, mattoni semipieni, scusate, verrà utilizzato per tutti gli altri muri. Anche per questo materiale vado a decidere una texture da utilizzare. E poi un'ultima tipologia per dei muri sottili che sono presenti nei piani superiori sarà in mattoni pieni e matto di calcio. È possibile quindi modificare anche le proprietà meccaniche ovviamente del materiale. Nel momento in cui seleziono una tipologia, i valori vengono automaticamente assegnati secondo i valori medi provvisti dalla normativa, ma in qualsiasi momento è possibile modificare uno di questi valori. In questo caso voglio aumentare il peso specifico di questo materiale e portarlo a 18 kN al metro cubo. Quindi dalla nostra gestione dei materiali ritorniamo alla modellazione architettonica e con il comando muro rapido procedo con l'inserimento di tutti gli altri muri. Quando vado ad inserire un muro posso stabilirne il suo materiale. In questo caso, trovandomi al piano interrato, procedo con l'inserimento di murature in blocchi di calcestruzzo. Comando muro rapido per inserire tutti gli altri muri rapidamente. E poi utilizzo il comando raccorda per completare la modulazione. Decidiamo di modellare. Vediamo come risolvere questo dettaglio. Estendiamo il muro fino a questo punto e anche dall'altro lato. E poi inseriamo un muro, questa volta definendo il punto iniziale e il punto finale, con il muro dello spessore di 30 cm, partendo da questo punto. Ovviamente non mi trovo con l'allineamento giusto, ma l'allineamento è anche lui una proprietà del muro. In questo caso è settato a sinistra, vado nella finestra delle proprietà e le imposto a destra. Ed ecco il muro che voglio disegnare. Automaticamente viene collegato agli altri muri. Ripeto l'operazione anche a destra.
questa volta avrò bisogno di fare allineamento a sinistra. Un altro comando molto utile è il comando estendi, ci permette di selezionare due muri ed estendere il muro interessato. Mi manca ancora il muro interno, il muro rapido, vado subito a realizzarlo. In questo caso abbiamo un nodo particolare, ma possiamo estendere il muro fino al filo interno del muro esterno. Diciamo anche quest'altra parte. Per realizzare una maglia di solaio è necessario che avere una maglia chiusa di elementi strutturali che possono essere sia muri che travi. In questo caso abbiamo un'apertura. Siccome voglio definire due solai diversi per il vanoscala e per la stanza, insomma per quest'altro ambiente, vado ad estendere questi due muri sottili fino al muro esterno. Seleziono il muro esterno ed estendo i due muri. Questi muri che sono più sottili saranno non in blocchi di cestuzzo ma in mattoni pieni. Possiamo subito passare alla finestra 3D per verificare che il nostro inserimento sia stato corretto sia dal punto di vista geometrico che dal punto di vista dei materiali inseriti. Vediamo infatti che il materiale mattoni pieni si distingue dall'altro materiale che è stato definito per gli altri muri. Bene, ritorniamo in pianta e andiamo adesso ad inserire le aperture di cui abbiamo bisogno. Quindi prendiamo il comando di apertura. Un'apertura è possibile definirla individuando il punto iniziale e il punto finale sul muro di appartenenza. Iniziale, punto finale, anche qui, e realizzo delle aperture in corrispondenza di questi passaggi. Anche le aperture, così come i muri, sono degli oggetti e quindi hanno delle proprietà. Andando a selezionare un'apertura è possibile vederne le proprietà nella property grid a destra. Le proprietà dell'apertura sono la distanza dalla base, in questo caso è 0 perché sono delle porte in realtà, e l'altezza che è pari a 2 metri. Bene, ora passiamo alla modellazione del piano terra. Quindi, riporto sul navigatore progetto, faccio doppio clic sul piano terra per avere la pianta che avevo precedentemente inserito relativa al piano terra e proseguo anche qui con l'inserimento dei muri. Questa volta non avrò bisogno di muri in blocchi di calcestruzzo ma in mattoni semipieni. Quindi utilizzo il comando muro rapido e inserisco molto rapidamente appunto tutti i muri. Non mi preoccupo della lunghezza perché poi utilizzerò i comandi CAD, raccordo ed estendi per completare la modellazione. Questa risega è solo di 5 cm a livello di intonaco, decidiamo di ignorarla, mentre invece avevamo considerato quella sul lato opposto. Quindi, comando raccorda, continuo a raccordare. Selezionato prima uno e poi l'altro. Bisogna ora del comando estendi.